partito che è entrato in Parlamento nel 1953, Napolitano, l'anno della morte di Stalin, sono 63 anni. Con l'unica differenza è che il Presidente del Consiglio non ha fatto altro che fare politica per tutta la sua vita. Noi nel Movimento abbiamo una regola. Io, Floris, posso ricandidarmi per la prossima volta, qualora lo dovessi decidere, e poi non potrò ripresentarmi. È finzione, purtroppo, è marketing. Qualora la riforma costituzionale, che ricordo riguarda la modifica di circa 40 articoli, fosse soltanto la riduzione del numero parlamentari, il Movimento 5 Stelle sarebbe stato d'accordo. Noi abbiamo proposto il dimezzamento del numero parlamentari e anche il dimezzamento degli stipendi. Però questo, come la diceva bocciata prima la Boldrini, no? Dice tanti erano le riforme proposte, poi alla fine esce fuori questa. La politica è anche quello. No? Io mi rendo conto che non sia facilissimo da capire, anche io ho dovuto studiare, perché non sono semplici le materie costituzionali. Però vorrei far capire ai cittadini che le leggi sono come dei componenti chimici. Prese separatamente possono anche avere qualcosa di positivo, ma si rischia che unendole possono produrre per esempio un'esplosione. Questa è la riforma costituzionale made in Boschi, Verdini, un condannato per corruzione, unita a una legge elettorale come l'Italicum che riprodurrà un Parlamento di nominati. Viste assieme e messe insieme sono molto molto pericolose, però c'è da dire che oggi si parla di tematiche importanti di ottobre, ma appunto non si parla né di amministrative e né di stagnazione dell'economia, perché il Presidente del Consiglio è in difficoltà politica. Allora, sa cosa chi ne parla? Ne parla ora Matteo Renzi, perché ha lanciato ora un video su YouTube in cui dice: Beppe Grillo lancia la polemica e strumentalizza il voto, suscitando il panico nel ceto medio. Beppe, bugiardo, dice falsità sugli 80 euro e dimostra ancora una volta che in politica c'è chi fa le cose per l'Italia e chi punta ai voti in campagna elettorale permanente. Non è vero che dovranno ridare i soldi. Molto più banalmente, dice Renzi, chi ha guadagnato più di 25.000 euro lordi superando la soglia di reddito prevista deve restituire gli 80 euro. Beh, a parte non è che l'ha detto Grillo e basta, ma tantissimi editorialisti e anche prima nella sua stessa trasmissione se ne parlava. Io lo dico ai cittadini, non vi fidate né di me, di Renzi, né di Grillo, di nessun altro. Se è migliorata la vostra vita dal punto di vista dei diritti, dei servizi, dal punto di vista economico e sociale negli ultimi 2 anni, sostenete Renzi. Se invece vi sarete resi conto che si tratta di fuffa, ahimè, purtroppo, e io sono il primo ad esserne deluso, perché io vivo in questo paese e vorrei che i miei amici avessero un lavoro e non debbano scappare fuori dal paese. Se invece vi rendete conto che sono 2 anni di fallimenti economici e sociali, cambiamo e diamo un'occasione a chi non è responsabile, allora, dello sfacelo. L'occasione, voi ora avete l'occasione di rifarvi le amministrative. In quante città pensate di vincere? Io non ho mai creduto ai sondaggi quando ci davano 1 anno e mezzo fa in crisi con la Lega pronta a superarci, e non ho mai creduto nei sondaggi in quest'ultimo mese che ci hanno dato molto alti. Credo che molti italiani decidano di votare chi votare le ultime ore, e questa forse non è una pratica proprio corretta, secondo me, se posso permettermi di dirlo. Io spero che riusciremo ad andare in varie città al ballottaggio, spero soprattutto che per, non la prima volta, però questa volta i cittadini possano votare e scegliere un programma, perché in campagna elettorale frasi contro frasi. Io vedo che Virginia Raggi è stata la candidata più infangata nella storia, credo, di Roma. Però è normale, Floris, nel momento in cui tu ti metti contro un sistema che qui la capitale l'ha spolpata, palazzinari, lobbisti del cemento, lobbisti dei rifiuti, è normale che costoro ti facciano la guerra. Noi abbiamo promosso l'acqua pubblica e, come lei sa, in ACEA degli interessi privati il dottor Caltagirone, che è anche proprietario del Mattino di Napoli e del quotidiano più letto a Roma, che si chiama Messaggero. È normale che ci faccia la guerra, come è normale che ci faccia la guerra anche il direttore del TG1 Orfeo, che è uno che proviene dall'area caltagironiana, è più renziano di Renzi, e oggi il TG1 è diventato il PD1. Questa è la verità, bisogna soltanto dirla. Ci sono due temi. Il primo, Mario Orfeo ha lavorato anche a Repubblica, è un professionista di livello riconosciuto. Il secondo è che è vero che c'è stata una polemica sulla Raggi, però ci serve anche per entrare a vedere qual è la vostra capacità poi di amministrare. È giusto. Tutto, perché la Raggi ha detto: io, se arrivo a CEA, cosa aveva detto? Cambierò parte del management. Il Comune di Roma, che è il socio azionista principale di Acea, ha tutto il diritto. Però l'ha fatta a camera aperta, a borsa aperta, no. E il titolo è crollato. Sì, il titolo non è crollato minimamente. Potevi dirlo di sabato. Se c'è un romano che ha perso 1 euro in quei giorni,
arrivasse qui e ci parliamo. Un romano che ha perso Nero, ma sono state strumentalizzazioni. Però ma ha perso il comune, diciamo, sì, che la, la verità, di la verità. Allora uno si fa l'idea, dice, beh, certo, Floris, se questa arriva sindaco, non è che fa un'uscita così. La verità così che la politica a Roma, ma non soltanto a Roma, ha utilizzato le municipalizzate, le partecipate per piazzare i suoi uomini. Publiacqua certo. A Firenze, tra l'altro l'amministratore delegato di oggi di Acera, ex amministratore delegato di Publiacqua, è stato, diciamo, un modo per il Presidente del Consiglio che Renzi di controllare l'acqua. Quello che è successo a Livorno, diciamo. In maniera molto differente, perché a Livorno abbiamo chiesto il concordato preventivo e anziché far pagare i debiti prodotti dal Partito Democratico, magari tagliando sugli asilini, abbiamo portato i libri in tribunale. Certo, quella è antipatica, quella vicenda, sì, dei sindaci, che per dunque me la, c'è un 5 la vicenda, Stelle, c'è un problema. Ma non che è vero. Trovare. Io questa Luigi Di Maio parla proprio di narrativa apocalittica, la rifiuto del tutto. Nei nostri comuni, per esempio, poco a poco stiamo abolendo Equitalia, noi lo stiamo facendo. Stiamo riducendo alcune tasse comunali, come le tasse sui rifiuti. Ci siamo trovati debiti, chiaramente, comuni in dissesto, in macerie. E ma sempre questo ci è... si trova a che fare, sì, con la magistratura. Sì, però andate a vedere quello che è stato fatto a Pomezia, andate a vedere quanto si riesce a tagliare il debito del comune. Quello che vorremmo anche fare a Roma, se solo sapessimo quanti debiti, quanti miliardi hanno lasciato e se con i soldi di noi romani hanno comprato titoli derivati bancari tossici. Perché chissà quello che hanno fatto. La polemica sui consiglieri, sugli amministratori a tempo determinato, no? Ma un Di Maio Presidente del Consiglio avrebbe ministri a tempo determinato? No, ma no. La nostra candidata Virginia Raggi ha spiegato nello specifico che ci sarebbe soltanto un assessorato, quello alle partecipate a tempo determinato, per riassestare le partecipate. Gli altri assessorati non saranno non a tempo sarebbe determinato. Lei ha detto, comunque, in generale, lei ha detto giudicare... una battuta buona. Che ho detto, Renzi, pensate a Renzi che ha fatto a Denis Verdini un contratto a tempo indeterminato. Sì, che a tutele crescenti ho anche aggiunto. Che voleva dire? Allora, i contratti al Jobs Act non sono a tempo indeterminato, di fatto il datore di lavoro ti può licenziare. Quello a Verdini, il Presidente del Consiglio, ha fatto a tempo indeterminato e con le tutele crescenti, cioè più Verdini garantisce voti di Volta Gabbana al Senato per approvare le riforme renziane e più lui gli garantisce delle tutele crescenti. Per esempio, si coordinerà con lui che aspetta la prescrizione per un suo processo per corruzione per modificare la prescrizione. Straordinario. Questo è il trasformismo del Presidente del Consiglio che è arrivato a dei livelli che, ripeto, neppure Berlusconi aveva raggiunto. Però questa è la mia opinione. Secondo lei la rottamazione di Renzi è un effetto anche di quello che il Movimento 5 Stelle ha messo in atto verso la classe dirigente che guidava il paese da tanto? O voi siete un effetto della rottamazione? Cioè, la gente vuole cambiare per cambiare, ma e allora cambiare va bene l'Italia. Chiunque sia giovane, lei, Renzi, Boschi, va bene tutto. Oppure dietro c'è qualcosa di diverso? Ma in cosa è cambiata l'Italia? Dove è stata? C'è qualche cittadino che pensa che vi sia stata una rottamazione? Io non la vedo. Giachetti presenta assessore Livia Turco, una che ha fatto tutta la vita politica nella sua vita. E dove sta la rottamazione renziana? A parte aver messo qualche ministro giovane dal punto di vista anagrafico, ma secondo me molto, molto vecchio nel ragionamento. Giovane e che è riuscito in una riforma che magari non le piace, però intanto vede il porto dopo anni e anni che ci si lavorava. Anche Gasparri è riuscito a fare una riforma, la riforma Gasparri. Con questo ragionamento devo giudichiamo le riforme in base al contenuto. Anche la Gelmini era giovane, c'ha ragione. Le faccio vedere cosa rischiamo di affrontare nei prossimi mesi, l'aumento dell'IVA, Gil De Verì. Il pelato, quale vuoi prendere? Quello là? Bene, che sta in offerta. L'abbacchio sta qua. E qui l'IVA sta sui prodotti. È una tassa che pagano tutti, sia quello che c'ha i soldi che sia quello che c'ha i soldi. Questo perché l'IVA è una tassa piatta, colpisce le cose e non i redditi. E quindi si paga indipendentemente dalla ricchezza. Però bisogna vedere quant'è l'IVA, che noi non capiamo, perché praticamente nessuno sa. Se c'è l'IVA a quanto c'è questa, a quanto c'è questa, come la pasta, come il vino. Quanto paghiamo di IVA? Esistono tre aliquote, esistono un'aliquota ordinaria che è al 22%, un'aliquota ridotta che è al 10% e un'agevolata al 4%. Il documento di economia e finanza punta a neutralizzare l'aumento dell'IVA, ma se i conti pubblici non dovessero andar bene, tra il 2017 e il l'aliquota ordinaria dovrebbe salire in un primo gradino al 23% e poi passare addirittura al 25%. Allora, il tema che toccavamo prima col Presidente Monti,
Rischia di salire questa, ma in più ci sono gli impegni del governo sull'abbattere il resto della tassazione a partire dall'IRPEF. Sì, ha preso molti impegni, ripeto, poi li prende sempre in prossimità della campagna elettorale. Io lo dico spesso, esiste come nei comuni che dove si va al voto gli amministratori uscenti utilizzano la politica dell'asfalto elettorale, cioè tappano le buche le ultime settimane prima di andare al voto per poi dire al cittadino te l'ho tappato la buca, da ridammi il voto, così fa Renzi con queste promesse. Francamente, Floris, io non ci credo più a queste menzogne del Presidente, non ci credo più. Vedo che è arrivato Marco da Milano, allora Alessandro Di Battista, io la ringrazio, in bocca al lupo, prego Marco.